Ancora due ne servono. Minchia, Mona, ancora ce ne vuole di tempo per te. Mentre invece per aumenta la portata dell'abilità di una casella. Ottimo. Ryuji può accedere a aumento di movimento di una casella. Ottimo, così Ryuji può muoversi di più. Haru aumenta la portata del tech a distanza di una casella. Makoto aumenta il movimento, preferirei darle. Ancora ce ne vuole per lei e anche per lei. Ok, ritrovo. Missioni, ce n'è una nuova. Operazione BOOM! Erina ha un'idea su come affrontare Marie. 20 PC per Morgana, 10 per Erina. Figi nemici in 3 turni. Va bene. Futaba è coetanea di Sumire, quindi ha 15 anni, pur non dimostrandoli. Ragazzi, potete dedicarmi un attimo? È una faccia così seria. Beh, dato che la resa dei conti con Marie si avvicina, pensavo di condividere un'idea che mi è venuta. Si chiama Operazione Boom, panico esplosivo. Oh, boom! Mi sa che non ti seguo. Ah, quel nome è veramente una bomba. Sta parlando di bombe. L'idea mi è venuta quando ho visto alcuni cannoni piazzati dall'esercito di Marie. Anche senza usare i cannoni stessi, reperire gli esplosivi potrebbe darci un vantaggio in battaglia. Ciao, Beyrex! Tutto bene, grazie. Ho capito, usando le bombe potremmo stanare i nemici nascosti per poi abbatterli tutti in un colpo solo. Nel castello sono conservate delle bombe, pensavo di assaggiarne l'utilizzo pratico in battaglia. Dovremmo rubarle. Anch'io ci avevo pensato, ma alla fine credo sarebbe un po' troppo complicato. Devo concordare con lei, questo significa che l'unica opzione rimasta è provarle nel castello stesso. Già, non mi pare abbiamo altra scelta. E se tutto va bene, riusciremo anche a sfoltire un po' le forze nemiche. Se il piano è questo, io ci so fare con le armi piccole. E comunque, dati i nostri attacchi recenti sui bastioni, non ci dovrebbero essere troppe guardie. Vero, anche se il nemico sarà comunque in guardia, quindi dovremo fare attenzione. Se la situazione si fa troppo pericolosa, ritiratevi immediatamente, chiaro? Un festival esplosivo, eh? Spacchiamoli! Ottimo, daremo il via all'operazione quando saremo tutti pronti. Siamo tutti pronti, grazie. Vorrei iniziare un picchiaduro su PC. Non saprei cosa sarà Street Fighter 6 o Tekken 8. Prometto che non ho mai giocato nessun picchiaduro. Vedi cosa ti intriga di più esteticamente. Cosa guardando potrebbe piacerti di più. Ryuji, no! Grazie al Genova Comics per il raid. Aspetta, con Erina ho ancora un'azione. Keep it up, Mona.
Do it again. Ma il matrimonio con Futaba non l'ho già visto, con suo giro che insegna al pupo a fare il caffè, a rimorchiare o che difende la piccola con il ferro quando non amorevole sarebbe. You're done. Cool as always, Joker. You got him. Yes. Here I go. All right. Top. Ottimo. Io non mi toglierò mai dal cervello che suo giro in realtà Old Man Sabaku, sì. Ottimo. Per la vittoria. Come ce la giostriamo qua? Lui muore easy. Mi sa che mi conviene farlo con Danny. No, oh, attenzione. Infligge danni medi in un'area enorme. Ciao, Asrur. Ma ho fallito la missione. Perché ci ho messo un turno di troppo. Ok, chiaro. Awake, Orath. Devo cercare il modo di accentrare tutto il più possibile. Tipo cominciando, se lui lo metto qua, lui rimbalza e torna lì. What to do here?
would again. Ma sbagliato. Però questo mi dà la possibilità di fare cosine. Commissionare una cosa da dire, c'è il coso, il fammi dire roba apposta. Morgana potrebbe morirci. Ma non è troppo un problema. Ce la possiamo fare anche senza, forse. Ho i miei dubbi. No, sono troppo sparpagliati. Senza Mona fare a triangolare il tutto, non posso. Primo attacco è andato bene. Eh sì, sconfiggi tutti i nemici entro 3 turni. Ah, un bel... No, questo è giusto. E questo è uno. Ecco dove avevo sbagliato. Molto meglio. Molto meglio. A posto. Bravi, accentratevi, merda. Hmm.
do here? There! Okay, we're down one enemy! Nice cover! Nice cock! Ultimo turno dopo questo e utilizzeremo la tensione. Ciao Ale Zamp, bentornato. Si sparpagliano come le merde. Allora, quello di Erina cos'è? Una bandiera che attira la scoperta di nemici circostanti e corre gli alleati vicino al termine di ogni turno. Questa qui aveva senso usare il prossimo turno. Cioè, facciamo così. Annulla, riproviamo l'ultimo. Se abbiamo già la cosa, usiamo di Erina. No, ma non manca molto. Allora, cominciamo da Mona. What to do here? Così ne rimangono solo due. Così ne riprendo tutti. E ho comunque un'azione di Danny. What to do here? Se facessi così, no, perché non avrei lo spazio. Però possiamo sempre fare così. Ciao Kobaru, molto carino. Ok, ora abbiamo la tensione e possiamo fare arti. Bandiera dell'abilità, bandiera dell'attivo. Non è ancora piena, però abbiamo ancora un'azione di... No. E facciamo così. Prossimo turno dovremo riuscire a ucciderli. Ne mancano due. Tre in realtà. Ok. Come è fatta? Lui ha pochissima vita. Lui non riusciamo a tirarlo dentro. Facciamo così. E poi dobbiamo one-shottarlo con un colpo di Erina. Non abbastanza. Bandiera della libertà. Oh, merda. Non basta. Posso nemmeno crittarlo.
No, che scemo. Se io attaccavo qua forse ci riuscivo. No. Riprovo dall'ultimo turno. Il mio equipaggio è stato scelto con la stessa cura dei discepoli di Cristo, perciò non tenerò clandestini. Sarete frustrati quando attaccheremo a Cuba per i rifornimenti. Sarete frustrati ancora e poi fatti schiavi nelle piantagioni di zucchero per il resto della vostra miserabile vita. Ho capito, Dreamer, non posso!